nasce dall'esperienza della settimana fra le groane. Quindi lo scopo di questa settimana è quello di rendere visibili al pubblico con la visita guidata alcuni luoghi che normalmente non sono accessibili o comunque non sono normalmente battuti dal turismo normale. Questo sia lo scopo di valorizzare i beni culturali che ci sono sul territorio, sia quello di dare la possibilità a chi magari non è nato qui a Bollate di conoscere quelle che sono le potenzialità del territorio, quella che è stata la storia del territorio. Allora, il punto di inizio del nostro giro è appunto il Palazzo Secco Borella, sede dell'attuale biblioteca comunale, che vuole essere appunto il punto di propulsione di tutto il nostro giro. Allora, al di là della costruzione, quello che possiamo vedere qui è anche una testimonianza di quelli che sono i materiali da costruzione usati a Bollate prima del grande boom economico degli anni 60. Lo vediamo in quel piccolo testimone lì, dove si vede appunto la trave in legno, e i ciottoli di fiume e i mattoni che sono realizzati con l'argilla delle groane. Quindi vediamo quelli che sono i materiali disponibili direttamente sul territorio. Non a caso, secondo alcuni storici locali, l'etimologia di Bollate sarebbe derivata da Beola, che è il nome celtico che viene dato alla betulla, la pianta locale. Quindi sicuramente si vuole ricordare il fatto che nella zona fosse disponibile una grande quantità di legname. L'altro tratto caratteristico sono appunto i mattoni e i ciottoli di fiume, che abbondano appunto in quelle zone dove c'è abbondanza di acqua. Quindi l'argilla mescolata con l'acqua che formerà il mattone e i ciottoli levigati appunto dall'azione dell'acqua. La costruzione di questo palazzo invece risale al 400, ha delle forme piuttosto semplici sia negli uffici sia nella costruzione dell'impianto generale. È un tipico palazzo disposto su due piani, e una forma a U con la corte centrale che vediamo in gran parte della Lombardia, questo perché le strutture derivano dalla grancia medievale. Questo tipo di struttura produttiva è stata introdotta nel territorio dai religiosi, dai monaci, che appunto dovevano unire in un unico edificio la funzionalità degli alloggi, delle strutture produttive, sia quelle per la lavorazione di alcuni prodotti come il pane e il formaggio, sia per l'allevamento degli animali. Quindi nella medesima struttura troviamo locali per la produzione, locali per la conservazione e stalle per gli animali. Questa è una caratteristica che ritroveremo anche in altri edifici che vedremo oggi. Questo nello specifico viene costruito appunto dalla famiglia Secco Borella. Il cognome originario è solo Secco, poi praticamente questo primo esponente che inizia a investire qui a Bollate, Antonio Secco, viene mandato come ambasciatore da Ludovico il Moro alla corte angioina a Napoli. Quindi come ambasciatore gli viene donato un feudo, quello di Borrello, che verrà unito al suo cognome e diciamo fungerà un po' da epiteto, famiglia Secco di Borrella, che diventerà poi Secco Borella, tutto compattato. Questo palazzo verrà poi rimaneggiato più volte. All'interno troveremo degli affreschi che sono stati tagliati per fare appunto posto a quello che sarà il grande arcone d'ingresso e gli spazi di comunicazione con gli altri locali. La parte meglio conservata è la sala matrimoni e poi ci sono altri elementi architettonici conservati. All'interno potremo vedere lo scalone che porta al piano superiore, colonne che invece fanno d'accesso alla corte centrale e alcune parti dei soffitti originali. Adesso ci